Dottoressa Buroni, direttrice del CSM e DID, oggi parliamo di un importante percorso europeo che con la vostra consulenza tecnica a partire dal comune di Poggibonsi, capofila per i comuni di Valdelsa, si è fatto in Europa grazie al bando Green Deal. Ci racconta? A partire dal protocollo di intenti firmato con la Regione, dai 7 comuni della Valdelsa senese con capofila il comune di Poggibonsi, abbiamo individuato un'opportunità nel mese di novembre perché ha determinato un lavoro insomma, di 3 mesi di costruzione progettuale all'interno del pacchetto Green Deal. Si tratta di uno dei bandi finalizzati all'applicazione di soluzioni in ambito economia circolare sui territori, quindi non è un'azione di ricerca, ma è un innovation action finalizzata proprio ad applicare soluzioni tecnologiche specifiche su vari ambiti, varie tecnologie sul territorio, in questo caso il cluster che noi abbiamo individuato essere il cluster Valdelsa. Il progetto è un progetto che si chiama Sunrise, che ha ambizioni abbastanza importanti in termini proprio applicativi e anche di messa a sistema di soluzioni già esistenti, anche prodotte da parte del settore privato, quindi di aziende che già si muovono nell'ambito dell'economia circolare. Nel complesso è un progetto che mette insieme 16 partner con una presenza anche importante di partner stranieri dalla Slovenia alla Germania all'Olanda che già hanno sviluppato esperienze e competenze negli anni sul tema dell'economia circolare e dei processi partecipativi. Il progetto vale 12 milioni di euro per un finanziamento di 11 e mezzo. Sapremo qualcosa a fine estate. Allora, tra l'altro ricordiamo come questo sia un passo importante di quel più ampio ragionamento, progetto Valdelsa che voi avete presentato prima che scoppiasse l'emergenza Covid e che vede proprio questa staffetta sinergica fra il mondo delle istituzioni, comuni in primis, organismi tecnici come quello che lei governa, mondo delle imprese, quindi una visione d'insieme per costruire degli asset necessari per il futuro. Sì, il progetto Green Deal prende appunto le mosse da un protocollo di intenti firmato con la Regione, la cui prima parte, una parte che poi si ritrova anche nel progetto europeo, di analisi e mappatura dei soggetti, degli attori che si trovano sul territorio. La sinergia tra mondo pubblico, mondo privato, le associazioni di categoria, quindi tutti i rappresentanti anche delle parti sociali, ivi compresa la società civile, quindi il cittadino, nelle sue forme di associazione piuttosto che singolo cittadino, è fondamentale per poter innescare progettualità che abbiano poi delle ricadute concrete in termini appunto di non solo economia circolare ma strategia territoriale condivisa.